scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi siano fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. E la testa si gira, è giusta la mia ragione. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Fra le mani ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Pensa. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Cartellone però mafia. Per alcuni esse è qualcosa di scontato, che esiste e sempre esisterà. Per altri un fenomeno di cui parlano la televisione e il giornale. Per altri ancora una struttura criminale che affronta le sue radici nella società moderna e per questo motivo indiscutibile. Tra coloro che concretamente hanno cercato di combattere questa organizzazione malavitosa con cui purtroppo siamo costretti a convivere, ricordiamo oggi due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che con il loro coraggio e la loro audacia hanno testimoniato, sacrificando la propria vita, come sia possibile condurre significatamente la lotta contro la mafia. Ed è allora ricordo di occuparsi degli agenti delle rispettive scorte. La mafia tuttavia continuerà ad esistere fino a quando esisteranno persone che reputeranno preferibile una vita disonesta, virtuosa economicamente, piuttosto che una basata sull'onestà e sul valore morale. Solo credendo nella legalità, nel rispetto reciproco e nella giustizia potremo riuscire a sconfiggere questo male. Per questo oggi dobbiamo ricordare le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, non come una battuta d'arresto della guerra contro la mafia, ma come un punto di svolta di una lotta che soltanto se combattuta da tutti i buoni civis potrà portare alla vittoria. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti quelli che come loro hanno dato la vita per l'affermazione della legalità resteranno eternamente per noi fari nell'oscurità, con la viva speranza che la loro luce riesca a guidarci verso la fine di questa guerra, che come tutte le cose umane sarà destinata a finire. Cominciare perché era importante che siamo stati in piazza con l'albero Falcone a rendere onore all'albero
a quella bellissima Magnolia che oggi sarà appunto anche ricordata a Palermo in queste ore, insomma c'è il corteo che attraversa la città. La mafia era riuscita con quelle, con quegli episodi inimmaginabili fino a un momento prima a mettere in ginocchio il nostro paese, e l'Italia era in ginocchio perché sia lo Stato in quel momento aveva una credibilità bassissima, la politica aveva una credibilità pari a zero, eppure questo nostro paese è riuscito a rialzarsi, a rimettersi in piedi. E chi è che l'ha rimesso in piedi? E questo me lo ricordo ancora meglio. Chi è che lo ha rimesso in piedi? Dove è stato rimesso in piedi questo paese? Questo paese è stato rimesso in piedi nelle piazze, è stato rimesso in piedi nelle chiese, è stato rimesso in piedi nelle scuole, è stato rimesso in piedi da quelle centinaia di migliaia di giovani che come mai prima era accaduto in ogni parte d'Italia avvertivano il problema della lotta alla mafia e della difesa della democrazia come un problema loro personale diretto. È stata la società civile che ha rimesso in piedi il paese e che ha salvato la nostra libertà e la nostra democrazia. Le piazze l'hanno salvata. Ecco, la lotta alla mafia si vince se non sono solo i magistrati a impegnarsi e ad esporsi. Si vince se diventa una lotta di tutti, perché la mafia è qualcosa che colpisce tutti e per come essa è non può mai essere sconfitta solo sotto il profilo giudiziario. Non è vero che le mafie uccidono solamente i nemici, le mafie uccidono la normalità e si servono a volte di qualche nemico che loro chiamano tale, come può essere Falcone e Borsellino. È nemico della mafia Emanuela Loi, questa ragazza che ascoltava Paolo Borsellino e che in tutti i film c'è sempre questa battuta, perché è vera, era bellina, era bionda, era simpatica, e Paolo disse: ma devo ascoltare io te, capisci, ti corteggeranno, come farei a ascoltare tu me, insomma, no? Ed Emanuela era lì perché era andata al concorso insieme a sua sorella, a un concorso non per fare la poliziotta ma per fare compagnia alla sorella. Alla fine la sorella esce perdente dal concorso in polizia e lei esce vincente, già maestra, e dice: vabbè, vado a fare la poliziotta. Vuol dire che era questo. O di Vincenzo Liguri, ho conosciuto la mamma e mi diceva: Vincenzo non mi aveva detto che stava in ufficio scorta, ma aveva detto che lavorava in questura vicino al computer. E quando quel giorno hanno ucciso Paolo Borsellino, diceva la mamma di Vincenzo, io ho detto: povere mamme, piangeranno i loro figli questa sera. Non sapeva che tra quelle mamme c'era anche lei. Però il miglior modo per resistere a questa lotta, a questa uccisione della normalità, è continuare a essere militanti di normalità. Un ragazzo e una ragazza che suona è un militante di normalità, perché vuol dire che sta facendo cose che sono nella norma e che normalmente servono per il bene proprio e per il bene di tutti. Sono tutte categorie molto odiate dalle mafie, ma noi continueremo a resistere, 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 rimanendo normali. Grazie. Il momento parte veramente da qui, dall'impegno di tutti quanti noi. Cioè, quello che ognuno di noi può fare, noi lo facciamo con la scuola, e questa è la cosa più bella della scuola, questa scuola viva. Io dico sempre: una scuola che puzza di ragazzi, che puzza di bambini, che puzza di vita, il profumo dell'energia che ci rimandate. È vero, dice, la mafia è un fatto umano, l'avete ricordato nel testo, che prima o poi cambierà, ma senza di noi non si può fare. Thank you.
di poter ricordare questi momenti così tristi, così difficili che sono stati per noi, per tutti quanti noi. I nostri ragazzi della nostra scuola hanno voluto dimostrare con la loro presenza, con la presenza degli insegnanti che molto calorosamente, con grande dovizia, con grande dovere, con grande professionalità, ringrazio la professoressa De Rogatis, un applauso, professor Albano, professoressa Cagnetto, professoressa Palazzo, che sono qui, che veramente insieme ai nostri ragazzi, costantemente, e ve lo dico, secondo la scuola, siamo una squadra, e questo è proprio il momento per poter dire grazie, grazie a tutti, grazie ai ragazzi, grazie ai genitori, grazie a tutti quanti voi che siete qui e che comunque con la vostra presenza insieme abbiamo potuto condividere e con queste belle parole, con queste canzoni così belle, con questa musica, in questo contesto veramente che, ecco, come dire, meglio di così non si poteva esprimere il nostro credo, ma il credo in quei veri valori che noi dobbiamo trasmettere ai ragazzi, come scuola, come genitori, il vero modello di vita. Grazie a tutti, grazie a tutti in Florenza, grazie a tutti.